Puntata oggi ad Armonie Culturali il dottor Massimiliano Capalbo, poiché i tempi sono maturi, i tempi sono giunti. Per dire cosa? I tempi sono maturi poiché è giunto il momento di un percorso che deve cambiare la nostra vita e una certa impostazione nella nostra regione. Differentemente non cambierà mai più nulla. Forse è giunto il momento e i tempi sono maturi proprio per pensare che il nostro comportamento può veramente con coerenza e consapevolezza riuscire a farci dare quella nota in più che è lo scatto della nostra vita. È uno scatto per la nostra vita e che dalla nostra vita si muove in avanti per realizzare un diverso futuro per noi e per tutti coloro i quali ci stanno vicino, coloro i quali ci sono intorno e coloro i quali sognano di realizzare concretamente una nuova cultura, una nuova informazione che vada ad arricchire la loro forza per cambiare la cultura che deve essere cultura in movimento per la nostra vita. Cari telespettatori, veraci come sempre, non veraci come le vongole, oggi siamo con Massimiliano Capalbo, che è il nostro ospite, che ci illustrerà, ci spiegherà, ci farà innamorare di ereticamente, un vocabolo che non è aggettivo o coniugazione di un tempo, di un verbo. Esattamente in questo caso incarna uno stile di vita nel quale credere, un movimento, un qualcosa che ha preso realtà e forma grazie al desiderio di un giovanissimo imprenditore calabrese. Siamo nella caffetteria Dolceria Dolce Italia. Caffetteria Dolceria Dolce Italia in Sant'Eufemia, nella piazzetta Italia della nostra bellissima Lamezia Terme Sant'Eufemia. Massimiliano Capalbo, grazie per essere qui. Ereticamente, che cos'è? Ma io di solito sono abituato a dire che cosa non è, perché ereticamente non è niente di ciò che abbiamo già visto, non è non è, non vuole essere un movimento, un partito, un'associazione, un circolo, nulla di ciò che è già stato visto e fatto. Ereticamente è innanzitutto un atteggiamento nei confronti di un territorio, che in questo caso è la Calabria, ma anche nei confronti di come approcciare la vita di tutti i giorni e anche il lavoro, ed è anche un metodo, perché il problema è sempre stato quello di in Calabria di non avere un metodo, non avere una strategia. Se spesso abbiamo fallito è perché molto spesso non abbiamo avuto un metodo, una visione, una
obiettivo. Io ci tengo moltissimo a questa parola, ma tantissimo. Metodo. Avere un metodo. Seguirlo. Cosa vuol dire? Ma guardi, nella vita si possono avere competenze, buone intenzioni, buona fede, agire per un fine nobile, ma se manca il metodo, se manca il modo con cui fare le cose in maniera efficace, si rischia di fallire. E il fallimento solitamente genera ovviamente sfiducia, perché quando le persone vedono che gli altri agendo non riescono a ottenere gli obiettivi e falliscono, automaticamente si genera sfiducia. La sfiducia, più sfiducia, genera alla fine rassegnazione, ed è quello che troviamo nei territori tutti i giorni. Cioè questa, come dire, si tocca con mano alla sua fazione, allo status quo, a quello che vediamo. Che è una tragicità. Esatto. Per cui è tragico pensare che debba andare sempre comunque tutto così. Certo, perché chi fallisce comunica questo, comunica che non è possibile cambiare. Massimiliano Capalbo, da giovanissimo qual è? Fallisce l'impresa di vivere per tramandarla agli altri? Colui che fallisce o anche tanto quanto colui il quale non ci prova? Ed è questo poi il messaggio che comunque si potrebbe lasciare da parte di coloro i quali falliscono. Noi viviamo in una cultura che ci ha insegnato che il fallimento è da evitare accuratamente. In realtà ci sono altre culture, come quella statunitense ad esempio, che crede invece esattamente nell'opposto, cioè nel fatto che se non hai almeno due o tre fallimenti non vieni preso in considerazione, perché sono consapevoli del fatto che una persona che fallisce è una persona che ci ha provato e che quindi ha esperienza. Quindi fallire vuol dire aver tentato, vivere vuol dire provare per avere un riscatto personale. Gli esami della vita sono tentare, fallire, riprovarci, vincere. Esattamente, il fallimento ti dà l'opportunità di prendere le misure, come si suol dire, di cercare di capire perché hai sbagliato, di imparare dagli errori. Invece noi viviamo in una cultura dove il fallimento e l'errore viene considerato una pecca, viene considerato un marchio dal quale è difficile poi magari svincolarsi. Quindi le persone pensano di essere etichettate a vita per aver fallito. In effetti in realtà non è così. Il fallimento aiuta a crescere, aiuta a migliorare, a fare esperienza e ad avere successo anche. E rubo quindi una frase dal tuo non solo sito, non solo www.ereticamente.it, www.ormenelparco.it, ve lo svelerà lui, ma anche dalla pagina di Facebook, rubo. I tempi sono maturi, per cui è giunto il momento di cambiare percorso, di dare priorità e logica con coerenza alle scelte da diffondere in Calabria. Dunque una nuova cultura per un nuovo modello culturale. Essere un imprenditore oggi nel territorio del Catanzarese, dove si svolgono tante attività che poi citeremo, ma non solo, nel Catanzarese e nel Calabrese tutto. Cosa vuol dire? Nulla di diverso che essere imprenditore altrove. Dobbiamo secondo me finirla con questo pregiudizio, con questo atteggiamento che ci lascia immaginare che fare impresa in Calabria sia più difficile che altrove. Non è vero, non è così. Ogni territorio ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Devo parlare solo di quelli di forza, anche per sfatare il fatto della lamentela vita? Ma bisogna avere la capacità, non esiste il paradiso insomma su questa terra. Se qualcuno lo conosce me lo dica, che mi trasferisco domani mattina. Anch'io. Ogni territorio, dicevo prima, ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Si tratta di capire quali sono i punti di debolezza e ovviamente cercare di controllarli o di ridurli e puntare su quelli di forza. È chiaro che se sono in un territorio, prima di mettere su un'attività io devo capire dove mi trovo, che cosa ho intorno, quali sono i punti di forza e quali sono i punti di debolezza. Non posso immaginare di realizzare un'acciaieria in Calabria perché non ci sono le infrastrutture per farlo. Magari invece posso fare qualcosa che è attinente con l'agricoltura, col turismo, perché ci sono il territorio ha quella vocazione, è orientato a quel segmento, a quell'asset economico in particolare. Per cui bisogna avere questa capacità di leggere il territorio, leggere la vocazione e ovviamente investire per creare occupazione e sviluppo. Massimiliano Capalbo è un giovane imprenditore che, agendo nel suo piccolo, cerca di buttare ponti attraversando legami deboli. Cosa vuol dire, Massimiliano? Innanzitutto io non sono da solo, perché in Calabria non si fa nulla da soli. La mia impresa, Orme nel Parco, è un'impresa nata dalla passione e dal sacrificio e dall'impegno di due persone, oltre me Giovanni Leonardi, che è il mio socio, col quale abbiamo scommesso su questo parco,
e poi tutti i collaboratori che lavorano con noi e che fanno sì che Orme nel Parco abbia insomma, questo bel nome, questa bella fama, insomma, questa reputazione importante. Per quanto riguarda invece la frase che hai letto sulla mia pagina, noi nella vita possiamo creare due tipologie di legami, legami forti e legami deboli. A dispetto del nome, i legami deboli sono molto più importanti dei forti, perché i legami forti sono quelli che noi instauriamo ogni giorno con amici e parenti, con le persone con le quali ogni giorno abbiamo a che fare. I legami deboli sono quelli che instauriamo con persone che stanno lontane da noi, che magari non conosciamo e stanno dall'altra parte del mondo. Spiegameli bene bene. In realtà sono imprenditori che magari vogliono scommettere su un'idea, perché tu hai un'idea imprenditoriale vincente, possono essere realtà anche istituzionali che vedono nel tuo agire un esempio da portare così sotto i riflettori, possono essere vari stakeholder, vari portatori di interesse, banche, investitori, che possono essere interessati a far sì che la tua idea, il tuo impegno diventino qualcosa di più grande. Quindi quello che dobbiamo fare nella vita è cercare di instaurare legami deboli con persone che stanno più lontane possibile da Cosa noi. vuol dire avere più coraggio? Chi non ci ha mai provato e non immagina in concreto cosa sia instaurare un legame debole. In realtà significa, volendo utilizzare una metafora, gettare un ponte per attraversare le perturbazioni, diciamo il mare in tempesta, no? Un ponte serve per attraversare due sponde, per unire due sponde. Che spesso stanno distanti, per cui hanno bisogno di essere Quali sono queste legati. soddisfazioni derivanti da tale gettata del ponte? Soddisfazione è aver riconosciuto il proprio valore, il proprio talento, perché quando trovi una persona che decide di investire sulla tua idea, sul tuo business, sul tuo agire, sul tuo essere anche, perché spesso prima di acquistare un'impresa si acquista la persona che muove l'impresa. Significa avere appunto riconoscimenti importanti, il riconoscimento del valore del tuo agire e questo è fondamentale per un imprenditore. Dopodiché ognuno di noi vive in un mondo, in un contesto e all'interno di quel contesto bisogna essere capaci di tirar fuori tutte le risorse che ci sono, i Hai valori. parlato anche di concetti che si basano su principi filosofici, che hai estrinsecato facendo loro prendere vita, realtà. Quindi su tali principi filosofici, ma non solo, nasce ereticamente. Cosa si propone ereticamente per proporci? Dunque, cosa ci propone? Ma in realtà ereticamente fa un percorso inverso, non parte dalla teoria, dai principi filosofici e poi cerca di dimostrare che possono essere realizzabili, fa l'esatto opposto, parte dalla pratica, da esperienze che ci sono, che esistono in Calabria e che hanno dimostrato che le cose si possono fare e trasforma questo agire, questo fatto che già esiste, questo dato di fatto, in Metodo, teoria, è anche questo un metodo, metodo. esatto, in teoria, fa esattamente l'operazione inversa. Trasformare ciò che già c'è in teoria e non il viceversa, ciò che già è stato dimostrato in teoria. Che cosa Allora, ci può questo, insegnare? secondo me, a mio avviso, è la fonte pratica che necessita la Calabria, nonché soprattutto i giovani. Sottolineiamo, lo evidenziamo. Ci illustri meglio i passaggi? Dalla pratica alla teoria, dalla visibilità alla messa in opera futura. Allora, nel momento in cui una persona agisce e ha successo e viene portata sotto i riflettori, diventa suo malgrado, suo volente o nolente, sostanzialmente esempio per gli altri. In positivo o in negativo, dipende poi da come uno agisce. Questo esempio può essere da ispirazione per gli altri, perché gli esseri umani si muovono per imitazione, sostanzialmente, sia in positivo che in negativo. È chiaro che se abbiamo esempi positivi, i giovani seguiranno esempi positivi, se diamo esempi negativi, seguiranno esempi negativi. Noi ci proponiamo di dimostrare che le cose si possono fare cambiando e modificando lo status quo, demolendo tutti i pregiudizi, le false credenze, i complessi di inferiorità, il giudizio degli altri, tutti questi elementi che ci impediscono, come delle zavorre, di poter spiccare il volo, un po' come quelle mongolfiere che vengono tenute a terra da questi pesi, da queste zavorre, per evitare che appunto salgano in cielo. Beh, un po' come la caffetteria Dolce Italia, la caffetteria che è una dolceria, che è una gelateria, è stata ufficialmente un'impresa mentale che ha trovato applicazione reale, nel reale e concreto
stabile, realizzato qui intorno a noi. Siamo in questa caffetteria di cui si poteva pensare Lamezia, nel distretto tra virgolette più piccolo, in loco Sant'Eufemia Lamezia. Una semplice, tra virgolette, caffetteria, magari cosa ci azzecca, magari non avrà la fortuna di realizzarsi come dovrebbe. Invece dalla caffetteria alla dolceria a due gusti di gelato doc e mai riproposti da alcun altro, non è un successo singolo, è il successo di chi crede e di quanti devono associarsi al fatto che ci sono imprese che dal mentale hanno risorsa pratica di successo, perché si realizzano in una parte pratica dove nessuno avrebbe mai scommesso. Ma senza scommessa con se stessi si può stabilire un'impresa? Ovviamente parte tutto da una scommessa personale. Noi diciamo sempre che l'impresa è innanzitutto umana e poi economica. Prima dell'economia ci sono delle persone, ci sono gli uomini e le donne che agiscono e trasformano il territorio. E dopo viene l'economia. L'economia è semplicemente una conseguenza del mio agire, della mia capacità di trasformare in valore economico le risorse che mi circondano. E per fare impresa bisogna avere ovviamente un'idea innovativa, bisogna avere quella capacità di differenziarsi rispetto ai concorrenti, che spesso manca. Spesso apriamo la settima gelateria dove ce ne sono già sei e poi ci lamentiamo se le altre chiudono oppure sono in crisi o non vendono. Basta avere un'idea originale, basta differenziarsi, ecco, si può anche aprire l'ennesima gelateria ma con gusti diversi, con una capacità di fare un prodotto diverso che gli altri non fanno, altrimenti non c'è ragione per aprire. C'è tanto di nuovo da fare, certo. C'è tanto di nuovo, basta l'elemento fantasia risulta fondamentale, perché potrebbero esserci mille pizzerie e mille locali, esatto. Altri, per altri è un aggettivo identificare altri, identifica che di tutto e di più ci può stare, anche semplicemente dal specializzarsi nel cucinare solo il riso, la pasta, ma la si può fare in un miliardo di modi, calda, fredda, italiana, fresca, conservata, solo quella, per dire, spazio alla fantasia. La fantasia deve trovare un riscontro pratico, guardiamo chi riesce per avere un riscontro pratico e quindi guardiamo ereticamente che in sinergia Adorme nel Parco vuole portare nel concreto al futuro, e il futuro sono i giovani, dunque delle scuole, progetto che si chiama esattamente Incontrare. Incontro. Adesso Massimiliano Capalbo ci spiega e ci illustra il progetto Incontro, che parla degli esempi positivi e dunque parla nei fatti di quanto gli imprenditori giovani e non hanno già realizzato in quel che è la regione terra di Calabria. In realtà Incontro nasce nel 2011, per cui sono già 5 anni, dall'idea appunto di collaborazione diereticamente Orme nel Parco, di andare nelle scuole a parlare ai ragazzi, perché per noi erano ovviamente un target del nostro parco, un naturale target, perché il nostro parco vive di gite scolastiche, di come dire, attività nella natura che noi proponiamo alle scuole di tutti i gradi, e l'idea ci venne perché pensammo, perché andare solo nelle scuole a promuovere un parco e non prendere spunto e cogliere l'occasione per andare a mandare un messaggio diverso nelle scuole ai ragazzi, per dimostrare, perché già a quell'età, già nelle scuole superiori, i ragazzi pensano di essere sfigati, di essere nati in un territorio che non ha nulla, pensano di dover emigrare prima o poi, sono già, perché in famiglia sentono determinate cose, sui media sentono determinate cose, nella società, tra gli amici, tra il gruppo di amicizie sentono queste cose e si convincono che il territorio non ha nulla da offrirgli e quindi sono tutti pronti per partire. In realtà io dico sempre ai ragazzi: partite, ma per fare esperienza, per vedere altri luoghi, per capire come funziona il mondo. E poi vi accorgerete che tutto quello che stavate cercando ce l'avete già in Calabria, che quello che mancava probabilmente era questa capacità invece di trasformare le risorse che avevamo in valore economico, ma altrimenti le risorse ci sono. E quindi siamo andati per 5 anni nelle scuole a dire ai ragazzi che non è vero, che in Calabria non c'è niente, che non si può fare
nulla, al contrario, è proprio spesso dove non c'è niente che si può fare tutto. Se in Calabria ci fosse tutto, ci sarebbe molto ragazzi, spazio. In una casa vuota puoi fare tutto, se la casa è già arredata, ogni camera ha già una destinazione, cosa vuoi fare? È vero? Esatto, siamo andati a raccontare l'ovvio, il banale, quello che noi non riusciamo a vedere perché siamo ciechi. Quanto è importante oggi? Chi ti fa riscoprire l'ovvio, tra virgolette? Guarda, io da quando è partito questo progetto, eticamente ho imparato tantissime cose, perché devo dire che sono stati più gli imprenditori... Sempre uno scambio. Sì, ma sono stati più gli imprenditori eretici che ho incontrato in questi anni a insegnarmi delle cose che io a loro. E io ho semplicemente messo insieme ciò che già esisteva, che è quello che dovrebbero fare le istituzioni, ma non lo sanno fare. Perché spesso questi politici... Non lo vogliono e non lo sanno. Non lo sanno e non lo vogliono fare. Hanno competenze, non lo sanno sempre fare e non lo vogliono. Non hanno capito che quello è il valore del loro agire, dovrebbe essere il senso del loro agire. Un'istituzione, chiunque essa sia. Voglio alzare e correggere il tiro. È indiscutibilmente, non perché lo dico io, ma per canoni di legge, etiche, somme, filosofiche, pratiche, è quello il dovere delle istituzioni. Il fatto che poi oggi un'istituzione non fa il suo dovere e lavoro, che a qualunque categoria si appartenga, qualcuno non faccia e non risponde al suo dovere e lavoro, non vuol dire che un'istituzione ha la libertà di rovinare una società o al fine che si vada a votare qualcuno o qualcosa che non risponde affatto a quanto propone. Perché lì andremo su un... cioè non si può vivere quello che stiamo vivendo. Il dramma di oggi, il dramma della nostra società è che spesso si candida a chi non ha un'alternativa. Scusa, ti interrompo, Massimiliano Capalbo, perché non ci ribelliamo a ciò? Ma guarda, per ribellarsi basta fare quello che stiamo facendo, noi ci siamo già ribellati. Basta cominciare a rimboccarsi le maniche e fare. Tanto si parte da lì, il fare. E questa è l'unica vera ribellione. Il fare. Non ci sono altre ribellioni. Se noi immaginiamo che domani faremo la rivoluzione andando in piazza a protestare, alzando i cartelli o gridando, non abbiamo capito niente, perché non è più l'epoca, ma perché oggi le rivoluzioni, quelle vere, avvengono in maniera molto silenziosa, quelle gridate non sono vere rivoluzioni, sono soltanto così, rivoluzione terroristica, che non morde, si dice, ma neanche, perché anche lì lascia il tempo che trova. Noi il terrorismo in Italia l'abbiamo combattuto quando abbiamo cominciato a ignorarlo. Quindi basta ignorarle, certe cose, certi fenomeni spariscono. In realtà il problema non è questo, il problema è che non abbiamo capito che le rivoluzioni vere sono quelle silenziose. L'ultima rivoluzione, la vera e ultima rivoluzione degli ultimi 30 anni, l'unica, è stata internet, ma è stata una rivoluzione che non ha annunciato nessuno. Nessun governo è andato in TV a dire da domani ci sarà internet e la vostra vita cambierà. La nostra vita è stata stravolta da questo mezzo di comunicazione. Siamo addirittura diventati dipendenti, ma non ce l'ha preannunciato nessuno. Allora, i cambiamenti, prendiamo un altro esempio, il Movimento 5 Stelle è emerso improvvisamente dalla sera alla mattina, non perché non fosse visibile come fenomeno, ma perché è stato sottovalutato da tutti, è stato ignorato, è stato deriso, come avviene per tutte le novità. Quindi i cambiamenti oggi avvengono, poi bisogna capire se saranno in grado di continuare la loro ascesa, ma fatto sta che sono fenomeni che emergono improvvisamente e che poi bisogna essere in grado di governare o comunque di relazionarsi, entrare in relazione. Quello che spesso invece facciamo è ignorare i cambiamenti veri che avvengono nella società, perché non siamo più in grado di leggere i cambiamenti che avvengono, perché siamo tutti presi dalle nostre teorie. E da troppo futuro non vediamo più presente. Non ascoltiamo più gli altri. Non vediamo più questo presente. Il presente, e non siamo in grado di percepire quello che sta cambiando intorno a noi. Il mondo cambia e noi siamo fermi lì. Massimiliano Capalbo, una boccata d'aria pura, senza andare in una spa rigenerativa, dove io suggerisco di andare a chiunque. La si può respirare vivendo uno stile di vita a misura d'uomo, frequentando di più un parco? Magari sì. Assolutamente. E che cosa vuol dire ora vivere un'attività tipo quello che si svolgono nelle orme del parco? Raccontiamo, facendolo seguire anche dalle nostre immagini, i percorsi acrobatici realizzati con grande successo nel parco. Sì, orme nel parco parte e nasce come parco avventura e si trasforma nel 2014 in parco eco-esperienziale. Abbiamo fatto un salto di livello, di qualità, nel senso che
dal semplice parco avventura qual eravamo, ci siamo trasformati in qualcosa di più complesso, cioè un luogo dove non si vivono soltanto delle esperienze avventurose, ma anche delle esperienze a contatto con la natura. Perché la gran parte dei problemi che abbiamo oggi nascono dal nostro allontanamento dalla natura, e quindi il parco che abbiamo realizzato è un luogo dove l'essere umano ha l'opportunità di far pace con la natura, di ristabilire un contatto e una relazione che si era persa. E questa è la migliore cura Potrebbe che si scegliere può. anche come luogo per un incontro Assolutamente. sentimentale, lavorativo. Un Assolutamente. appuntamento in un parco sarebbe Io di buon tengo, auspicio. io all'interno del parco tengo anche dei corsi motivazionali, dei percorsi motivazionali, all'interno dei quali conduco le persone che vogliono seguirli, per appunto capire che cosa la natura ci insegna, quali sono gli insegnamenti che la natura ci dà per la nostra vita, non solo personale ma anche professionale. Mi viene in mente la medicina cinese. La mia amata, studiata medicina cinese, dice, te lo fa vedere con una chiara dimostrazione, che l'uomo è un microcosmo, che vive nel macrocosmo. Cosa vuol dire? Che tutte le leggi della natura, l'alternanza delle stagioni, si rivedono in un'alternanza delle stagioni e della vita dell'uomo. Se l'uomo si allineasse con colui il quale l'ha creato, cioè questo creato, e vivesse sentendosi, volendosi sentire vivo al meglio, non dovrebbe far altro che andare a dormire quando fa buio, mangiare quando ha fame e pensare di lavorare, di investire la sua vita producendo tutto quello che può di bello in un creato nel quale vive. Allora, perché forzare la natura bellissima intorno a me se la natura mi dà da mangiare, mi sostiene e nella quale io vivo? Quindi un pizzico di sincronia in più con uno stile di vita alimentare a misura d'uomo lo si potrebbe assumere mettendosi ad osservare. Cosa vuol dire in questo caso poter sfruttare, anzi, ho saputo di una eccellente novità, un percorso sensoriale, perché oggi i sensi, vista internet e la velocità del mondo, sono catapultati fuori dal nostro corpo. Riuscire a capire quello che vogliamo e quello che desideriamo, adottare i nostri sentimenti, mi fa ispirare il pensare a percorsi sensoriali. Sbaglio a fare un bel percorso sensoriale è un'eccellente novità di quest'anno del parco. Assolutamente, per ricollegarmi a quello che dicevi prima, il problema dell'uomo è stato quello di aver immaginato per molto tempo di essere altro rispetto alla natura, ma noi siamo parte della natura, quello che tu dicevi all'inizio, non possiamo pensare di essere altro e qualcosa di diverso, noi siamo parte della natura, facciamo parte del ciclo naturale, di tutto ciò che ci circonda, e la gran parte dei problemi che abbiamo oggi nascono dal fatto che abbiamo immaginato di non essere più parte di questa natura, abbiamo pensato di poterla dominare, di poterla anche violentare, perché l'abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare, Violentando noi stessi. violentando noi stessi perché siamo parte della natura, lo dicevo Ma prima. noi ci sentiamo scollegati, purtroppo. Se inquiniamo un fiume o un mare, alla fine la catena alimentare arriva anche a noi, non possiamo immaginare di non essere toccati da quello che succede, però ogni tanto abbiamo questa, come dire, questo delirio di Delirio onnipotenza. di onnipotenza, mi hai rubato le parole. No, Sì. io ci tenevo a dire con un sorriso la cosa più tragica che c'è. L'uomo si autodistrugge. È un periodo in cui sto lavorando in una zona della Calabria dove veramente c'è un mare che a vederlo è il più bello a livello di inquinamento chimico pratico, è il più inquinato. Ed è la zona della Calabria nella quale il livello tumorale è elevatissimo. Cosa sta combinando quest'uomo che uccide se stesso? L'uomo non ha capito che non deve salvare il pianeta, perché il pianeta si salverà comunque, saremo noi a non salvarci, e questa è la differenza. Noi dobbiamo preoccuparci di salvarci, e non possiamo salvarci a prescindere da ciò che ci circonda. Non lo capiamo, è una follia, perché anche se domani facessimo esplodere tutte le centrali nucleari esistenti al mondo, mica la Terra scomparirebbe. La Terra scompariremmo soltanto noi, gli esseri umani, perché moriremmo, ma la Terra si trasformerebbe, cambierebbe forma, tutto Si si autorigenererebbe. rigenererebbe comunque nei millenni, nei secoli, nei quello che vogliamo noi, ma scompariremmo noi. Un Quindi il percorso sensoriale cosa vuol dire? percorso sensoriale serve a, come dicevo prima, a ristabilire un contatto con la natura, a capire che non possiamo fare a meno della natura. Cosa può consistere? Io vengo, mi Consiste in una iscrivo. serie di esperienze che vengono vissute lungo un percorso che abbiamo costruito all'interno del bosco del nostro parco, che si vivono attraverso tutti e cinque i sensi, per cui si sollecita il Come la senso. medicina cinese, Diciamo che eh? No, è che non fa attinenza e richiamo,
poi ai cinque organi, sanitario, al, no, nel senso esperienza. Si attiene alla natura dell'uomo che deve tutelare e sviluppare tutto quello che cerca, gli appartiene. Cerca appunto di entrare in comunicazione con la natura. La natura ha un suo linguaggio, il problema è che noi non siamo in grado di interpretarlo perché è diverso dal nostro. Gli alberi, le piante non parlano ovviamente, ma hanno non loro parlano come noi, ma parlano hanno il loro linguaggio di comunicazione, certo. Utilizzano una serie di strumenti e di linguaggi che non sono i nostri, hanno i cinque sensi come noi, siamo noi che non siamo in grado di percepirli. Infatti, se tu strappi una foglia in modo scorretto a un albero o a una pianta, se così si può dire, una ricina, sì, procuri un danno che la pianta è in grado di riparare, ovviamente, perché le piante sono esseri in grado di automedicarsi al contrario di noi. Sono nate, siccome non possono muoversi, non possono spostarsi perché sono radicate nel terreno, hanno una straordinaria capacità di adattamento ai cambiamenti che avvengono intorno a loro e quindi sono in grado di auto, come dire, gestirsi, automedicarsi e cercare di adeguarsi all'ambiente nel quale vivono. E da loro noi possiamo imparare tantissimo. Le ultime ricerche su questi temi dicono che le piante sono esseri estremamente intelligenti, molto più intelligenti di ciò che immaginavamo. E le esperienze ecosensoriali servono a utilizzare il linguaggio delle piante, il linguaggio dell'ambiente che ci circonda, della natura. Le piante hanno i cinque sensi, noi utilizziamo il tatto, abbracciamo gli alberi per esempio, camminiamo a piedi nudi su vari tipi di terreno per sollecitare questo senso, mangiamo bendati per riconoscere i sapori e individuare i cibi, mangiamo bendati. Anche noi nella medicina cinese. Facciamo il bagno di foglie per sentire l'odore dell'autunno. Per imparare a riconoscere. Esatto. Disegniamo, facciamo delle opere d'arte utilizzando gli elementi che si trovano nella natura, come le foglie, i rami, le pietre, tutto quello che troviamo nel bosco. E quindi mettiamo in gioco una serie di cose che ci consentono. Anche delle abilità che sviluppiamo. Creative e anche sensoriali che ci consentono di vivere a contatto con la natura. Abilità creative e sensoriali nella nostra terra di Calabria che risultano vincenti, perché vincente è colui il quale sta mettendo in atto insieme al suo gruppo ereticamente già da qualche annetto. Quale riflessione stimoliamo nei telespettatori con Massimiliano Capalbo? E mi chiedo e ti chiedo, spiegacelo bene bene bene, anche perché poi parliamo dell'appuntamento, se non è anno lo spiegherai tu, di Eretiche Imprese. Allora, quale riflessione stimoliamo nei telespettatori? Su Ereticamente? O su tutto? Sulla Calabria, perché poi ti chiederò, passa anche questa bella copertina, ma la terra dei recinti. Alla terra dei recinti calabresi, hai tolto il recinto? La terra dei recinti è il libro che poi è diventato manifesto, insomma, in qualche modo, di queste imprese eretiche. Perché appunto ha messo il dito nella piaga, cioè nelle zavorre di cui parlavamo prima. È un libro di 5 capitoli, i primi 4 sono le zavorre che ci impediscono di spiccare il volo. Un manuale per uscire dal retaggio culturale calabrese della lagnosia, sì, della lamentela e del piangersi addosso. Specchio, sì, dal quale poi non, se non ti guardi allo specchio o non prendi atto del tuo recinto non uscirai mai più. Per riconoscere i propri difetti, per cercare di, come dire, come dicevo prima, attenuare i punti di debolezza e puntare su quelli di forza. L'ultimo capitolo invece parla delle imprese eretiche, racconta come tanti giovani e tanti imprenditori in Calabria sono riusciti a trasformare la loro vita e anche la loro attività in un'impresa di successo. Di successo innanzitutto umana e poi economica. Per cui la Terra dei Recinti è diventato questo manifesto delle imprese eretiche sostanzialmente, dove c'è questa, come dire, questa teoria che sintetizza il senso del nostro agire. Una teoria che poi si è estrinseca nella pratica di quello che voi nel gruppo Ereticamente, imprenditori d'appartenenza e o simpatizzanti, state realizzando. Sì, assolutamente, perché va avanti il processo. Siamo già arrivati alla quinta edizione, quest'anno il 25 e 26 giugno prossimi ci sarà la quinta edizione del raduno. E per la prima volta, siccome non parliamo del raduno di Eretiche Imprese, delle imprese eretiche, si chiama così, raduno delle imprese eretiche, arrivato alla quinta edizione, per la prima volta da quando è nato, da quando lo teniamo, abbiamo dovuto organizzarlo dopo solo 8 mesi dall'ultimo, proprio perché
dopo l'ultimo raduno siamo andati in giro per questa regione, abbiamo fatto un eretico tour per andare a parlare a chi ancora non ha agito, non ha osato prendere in mano la propria vita e trasformarla, e abbiamo incontrato lungo questi 8 mesi tantissimi altri pazzi come noi, no? Tanta gente che fa delle cose nel suo territorio, e quindi si è reso necessario portarli sotto i riflettori e organizzare una quinta edizione. Il 25-26 giugno al Parco Orme nel Parco, presso il nostro parco, si terrà questa quinta edizione e saranno 21 nuovi eretici imprenditori che racconteranno. Posso permettere io di fare, certo, lanciare l'annuncio di invito? Dunque, per coloro i quali credessero che vi è un altro modo di fare impresa, quindi fare impresa in un'altra modalità, cioè partendo da se stessi, credendo in se stessi, forse è meglio crediate solo in voi stessi che appoggiate su altri, non appoggiando su altri le vostre speranze, non deponendo e depositando in altri le vostre risorse che avete, e quelle poche che avete ve le farebbero passare o le deturperebbero o le ruberebbero. Io mi permetto di invitarvi al raduno, il quinto raduno dopo 8 mesi soltanto, di imprese eretiche, dove un altro modo di fare impresa è concepito ed è concepibile. Sì, esattamente. Tu mi paghi per la pubblicità. Volevo soltanto correggere una cosa che hai detto. Scusa. Non si va da soli, perché da soli non si va da nessuna parte, ma insieme agli altri. Questo è lo slogan del raduno? È uno delle come dire, parole chiave che noi trasmettiamo. La parola chiave, il primo atto del cambiamento. Il primo passo qual è, Massimiliano Capalbo? Potremmo dire che il futuro è già qui, il futuro è già passato, nel senso che questo cambiamento tanto atteso è già avvenuto. Lo diciamo in camera ai nostri telespettatori. Questo cambiamento che attendiamo tanto tempo esiste già. Diciamo che è dentro di noi, lo dobbiamo estrinsecare. No, è già in atto, perché noi raccontiamo di imprese che già esistono. Sono 5 anni che organizziamo questo raduno, esistono già, operano. Quindi come si stimola lo spirito? E che non sono portate da nessuno sotto i riflettori, nessuno le conosce, se ne parla poco. Massimiliano Capalbo, quindi in Calabria hai testato e ci puoi dimostrare che cambiare è possibile. Assolutamente. Quindi hai stimolato lo spirito di iniziativa con questo tour? Non sono stato io, sono state ciascuno di loro, ciascuno di noi ha preso in mano il proprio destino senza aspettare che qualcuno gli dicesse di farlo, e lo ha fatto. Io li ho semplicemente radunati per raccontare che non è vero che non esistono, ce ne sono tantissimi, hanno già cambiato il territorio, lo stanno cambiando, quindi il cambiamento è già qui, è già avvenuto, solo che noi non ce ne accorgeremo mai. Massimiliano Capalbo, attenzione. Se noi continuiamo a fare, no? C'è una frase tecnica in psicologia, in PNL, e se tu ripercorri le stesse strade non puoi che avere gli stessi risultati. Ovviamente. Ed è una frase che in mille solfe, in mille drammi filosofici o poemi la si può rigirare, ma il colore della frittata non ti cambia, così tal quale non ti cambia la vita. Esatto. Fai gli stessi gesti, dici le stesse cose, incontrando le stesse persone, cosa puoi cambiare? Nulla. La tua vita si nutre anche di quello che spiritualmente ascolti. Certo. Il cibo per la mente è una forza vitale, e l'unione in questo caso, poiché non si va da soli, fa la forza, ma serve con tali persone. Assolutamente, perché uno dei grossi problemi delle zavorre che abbiamo in Calabria è la diffidenza reciproca. I calabresi, se possono fare un dispetto al proprio vicino di casa, lo fanno; se invece arriva un neocolonialista da fuori magari a impiantare un'industria che inquina, le porte sono spalancate. Quindi il problema nostro è questo, la diffidenza reciproca. Siamo come un esercito che va in battaglia, però invece di combattere il nemico, i soldati combattono tra di loro. Massimiliano Capalbo, tu ci aspetterai andare? Perché ci inviti? Sì, nel tuo, certo, parco, ormai nel parco. Io vengo dal percorso sensoriale, salutaci raccontandoci questo. Combattere in Calabria, soprattutto destinato ai giovanissimi, l'arte dell'essere geloso anche del vicino, sì, quello è un grande recinto. Quello è un grande limite, un grande recinto, è una grande palla al piede che ci impedisce appunto di trasformare il nostro destino personale. A costo di non far crescere te, non cresco nemmeno io. Esattamente. Sì. Ma è un assurdo, assurdo per il futuro non si può auspicare. È un assurdo che viene messo in atto ogni giorno da almeno qualche millennio, cioè da quando in questa regione si è deciso che doveva essere così e nessuno ha provato a cambiare. Nessuna maga circe l'avrà deciso, sfatiamo i miti. No, perché funziona così, dicevo prima, per imitazione. Il mondo cambia se cominci a cambiare tu. Non puoi aspettare che siano gli altri a cambiare, non puoi
immaginare che cambierà perché gli altri cambino. Cambia te stesso e automaticamente cambierà tutto il mondo. Cambia per cambiare, ma credici, parti da te, sii consapevole che tu puoi farlo e cambiare. Esatto. Grazie Massimiliano Capalbo. Grazie a voi dell'ospitalità. A quando il prossimo percorso emozionale nel parco? Domenica 19, e poi sul nostro sito troverete, sulla nostra pagina, sui nostri social network, trovate man mano le sito date. Sito è www.ormenelparco.it, www.ereticamente.it per quanto riguarda il raduno. Su questi siti trovate sempre tutte le novità che riguardano le nostre attività. Perché farlo in Calabria? È possibile. È possibile. Grazie Massimiliano Capalbo. Abbandonando le guerre, verso il mare andrà, dal mare blu, da noi verrà, porterà la pace nel mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Io tunisino, io marocchino, siriano, andaluso, occitano, sloveno, montenegrino, bosniaco, croato, palestinese, israeliano, egiziano, io libanese, io albanese, io salentino, io italiano, figlio del mare che in mezzo alle terre, figlio di terre abbracciate dal mare, le unisce la storia.